Buongiorno ragazze, vloghettino oggi. Allora, oggi è lunedì. Ieri qua c'è un cane che abbaia sempre. Continuamente. E questo qua si chiama Luna. Allora, oggi vloghettino, dicevo. Non ho granché di pulizie da fare perché sabato non sono uscita, diversamente da come si era pensato. Quindi mi sono fatta tutte le pulizie. Invece poi ieri è stata una bellissima domenica perché siamo usciti, noi qua a Palermo siamo in zona gialla, abbiamo potuto passeggiare in centro comodamente. Non vi dico, ragazzi e ragazze, quant'era bella Palermo. Appunto nelle sue strade, nel suo centro storico, bellissimo, davvero bellissimo. Poi abbiamo mangiato fuori in un locale tipico palermitano. Siamo stati bene, bene, bene. E quindi oggi vloghettino, mi faccio un po' di pulizie, come vedete, allora vi faccio vedere al solito. È mattino, quindi camera da letto a posto. Questo è il piumone pulito che ho messo sabato, quello che ho lavato a mano. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Ci sono cascata di nuovo. Ci sono cascata di nuovo. Allora, qua c'è un pacchettino di Wycon. Ho comprato due cosine, poi ve le faccio vedere. E mi faccio anche un get ready. Bianca, saluta. Buongiorno, amore. Bianca, bimba mia. E quindi, che stavo dicendo? Appunto, poi vi faccio vedere queste cosine che ho acquistato. Vi faccio vedere dei bellissimi fiori che ho preso ieri al Lidl. Sono passata. L'unico mazzo di rose stupendo che c'era l'ho preso io. 3 euro. Sono 9 rose, le ho divise. 4 sono qua e 4 sono in salone. Vi faccio vedere insieme alle altre. Qua ho alzato i tappeti perché devo fare i bagni. I bagni, allora vi faccio vedere queste altre rose che ho sistemato nel salone. Guardate che sono belle. Vedete? Quindi sono 5 messe qua e 4 là. Quindi è strano perché di solito sono 10 le rose. Però insomma, per 3 euro, guardate che rose belle, piene, carnose, grosse. Queste invece le ho comprate qualche giorno prima, sempre al Lidl. Queste sono roselline più piccole. E quindi qua siamo a posto perché sabato ho pulito i pavimenti qui, ho spolverato, quindi qua siamo a posto. Le rose ve le ho fatte vedere. Allora vi faccio vedere invece un'altra cosa. Quei mobilucci in cucina, ancora devo pulire i pavimenti. Fuori in cucina, nel terrazzino in cucina, vi faccio vedere questi piccoli mobilucci. Come vedete, che era mio intento riempire di piantine. Diciamo che sono a metà del lavoro. Vedete, qua c'è la piccola serra la mini serra di Ikea. Qua ci sono le primule, lì sotto c'è una piantina, una stella di Natale. Naturalmente io voglio farlo qua bello pieno pieno. E qui c'è Maya, l'altra mia gatta. Maya, amore. E quindi ecco, questo è questo piccolo spazio. Vedete che carino, con tutte queste piantine. E che, ripeto ancora, devo finire di riempire. Allora, oggi, a parte questo piccolo vlog, diciamo che riguarda un po' la casa, un po' le pulizie, vi voglio fare anche una ricetta. Voglio fare la pizza, però voglio fare una pizza diversa, tipo pizzeria, perché ho visto un video, anzi oggi lo devo andare a ricercare, un video appunto per fare la pizza molto sottile, proprio tipo pizzeria, quindi rotonda col cornicione un pochino sollevato e in centro sottile. Vediamo se riesco a trovare questa ricetta e faccio questa pizza così. A me la pizza piace moltissimo. Io l'importante è che ho un po' di pane in pasta con pomodoro e mozzarella e per me va già bene. Allora, questo è il mio balcone.
E la mia gatta che subito è uscita, Bianca, però la Bianca si è fissata a stare fuori. Quindi vi dicevo che vi faccio questo vloghettino, ci facciamo un po' di compagnia e poi vi faccio questa ricetta, appunto, vi faccio la pizza. A più tardi. Allora, ragazze, oggi sto cominciando a fare i bagni e utilizzo questo Mastrolindo bagno. Rimuovere i residui, fresco profumo e pulito che dura a lungo. Quindi sto utilizzando questo che è a gel, vi faccio vedere la consistenza. Ecco, profumo sempre buonissimo. E quindi vado con i bagni, il primo e il secondo. Adesso comincio con una mano e poi stacco. Per l'altra volta in un altro vlog una graziosa spettatrice mi ha detto: "Ma come si fanno le pulizie con una mano?" Io naturalmente la sua osservazione è giusta, per carità, però io ho detto che faccio qualche minuto e poi poso il telefono, finisco di registrare. A parte il fatto che dico per pulire i pezzi sanitari, mi sembra che, scusate, faccio sotto, mi sembra che una mano volendo è più che sufficiente. Comunque, giustamente adesso stacco, così non mi può dire, ma con una mano. Ragazze, vi volevo fare vedere queste bambole. Queste sono delle bellissime bambole da collezione, molto importanti. E l'altra volta le ho spogliato queste bambole, ho lavato tutti i vestitini perché essendo qua esposte, non vi dico la polvere sui cappellini, ovunque, e quindi le ho spogliate. Queste bambole hanno una storia particolare alle spalle, magari un giorno ve la racconto. E io diciamo che non ne ho avuto molta cura perché vedete, spolverandole le ho posate per terra, questa è caduta e si è spaccato il faccino, questo pure perché è di porcellana. E hanno una storia un po' particolare, qualche giorno ve la racconto. Allora, ora sono pronta per pulire i pavimenti e oggi mi sa che uso lo spick and span, quello che mi piace, quello verde. Vi porto nella stanza degli orrori. Allora, ecco, è questo qua che voglio utilizzare, però finisco prima questo flacone. Come vedete, io prima che mi finisca ho già l'altro flacone. Guardate che sole, gli uccellini che cantano, la primavera che avanza, come sono romantica oggi. Allora, questo spick and span, sto svitando il tappo, si spruzza direttamente sul pavimento, ecco così. Ok, e poi io passo il mio mozzo. Allora, ragazze, come vi ho detto stamattina nel vlog che ho iniziato, inserisco pure questa ricetta, la ricetta per la pizza. Allora, abbiamo già qua mezzo chilo di farina, quindi 500 grammi di farina 00. Poi abbiamo 400 ml di acqua in cui ho già sciolto 3 grammi di lievito e un cucchiaino di sale. Perfetto. Allora, è semplicissimo perché basta aggiungere l'acqua e poi senza molta fatica mescolare. Come vedete, è una cosa molto semplice che si fa subito in maniera molto semplice. Allora, questa pizza che io voglio fare oggi stasera sarà diversa perché l'altra volta l'ho presa dalle ricette di Fatto in Casa di Benedetta e viene una pizza alta, soffice,
tipo quella che comprate a taglio dal panificio. Invece questa che voglio realizzare oggi, se mi riesce, è una pizza tipo pizzeria, nel senso che da questo impasto ricaverò circa 3 panetti e farò 3 pizze proprio tipo pizza Napoli, quindi con un bordo alto e con il centro più sottile, solo che nel video appunto a cui mi sono ispirata, forse c'è scritto che al forno bisogna utilizzare una pietra refrattaria che io non ho. Ad ogni modo, adesso vediamo che cosa succede.